Ehi, come va? Le dispiace, è pieno di posti liberi qui. Non sono venuto a giudicarti. Hai fatto la cosa migliore per te, non ho niente da ridire. Glielo chiedo un'altra volta. Se ne vada. Altrimenti, che fai? Cadi a terra? Senti, io ho un problema. Un tizio che non sa assolutamente niente di boxe, per colpa tua adesso crede di saperne. Immagina le potenziali implicazioni. Dovresti fargli una telefonata e dirgli che hai simulato. Non ho simulato. Una foto per dimostrare che è successo. E siamo a posto. Quel tanto che basta per convincerlo senza metterti nei guai. Ho detto che non ho simulato. Ecco, comincio a stufarmi di questa balla. Non sono della commissione, non sono un allibratore, sono un medico. Guarda qua. Se fosse un allibratore, saprebbe che nessuno paga un pugile per perdere un incontro che non può vincere. Ero già stato perdente 12-1. Ho perso gli ultimi 5 incontri. Ma tu eri il pugile migliore. E quell'ultimo pugno ti ha appena toccato. Lei è mai stato appena toccato da uno che pesa più di 100 kg? Mi guardi. Guardi dove sono, come sono vestito. Le sembro uno che ha appena incassato un bell'assegno. Non ho perso apposta. Faccio schifo. La prova. Il fatto che non sia stato colpito in guarda faccia non significa... Ha un'anisocoria. E data l'età, la scarica di adrenalina dovuta all'incontro e il fatto che è ancora vivo significa che era tachicardico. Ha la sindrome di Wolff-Parkinson-White. Abbiamo scommesso su chi avrebbe vinto, non vissuto più a lungo. Se è fisicamente incapace di continuare per via di una malattia preesistente, beh, tecnicamente è un non incontro e tutte le scommesse saltano. Guarda che non sei meno uomo per il solo fatto che ho avuto ragione io su questo singolo pugile. Veramente lo sarei se tu avessi ragione. Allora, come ho detto prima, dimostralo. E una foto dal cellulare ritoccata con Photoshop non è una diagnosi attendibile.